L'energia, dove la dirigi? L'energia. L'energia, certo. Quando cantiamo, emettiamo un'energia, trasmettiamo una forza, per questo il pubblico si emoziona, perché la riceve. È un po' come una canzone di Romancino, dove dentro ci sono dei momenti più leggeri che ti fanno un po' sognare, momenti che ti fanno riflettere e, perché no, anche momenti che ti commuovono. Questa città. Vedere questo barcone sul Tevere è stata una stretta al cuore, perché fa pensare un po' al barcone che c'era di Claudio Vetri, un po' al locale dove tu in fondo hai suonato fin dagli inizi, che è stato un... Morrison racchiude tutti i locali. Quell'atmosfera intima, quei personaggi un po' emblematici, classico proprietario del locale un po' burbero, e questo è come se fosse il cuore della storia che poi si va a dipanare per tutta una serie di situazioni più urbane all'interno di questa città che è Roma, che è una città complicata. Ogni volta, prima, insomma, quando devo salire su quel palco, sono terrorizzato. Anche a me capitava all'inizio. Mi sentivo fuori posto. Federico parlava, tu invece parlo e parlo male di qualcun altro. Faccio proprio la classica parte del collega che viene invitato e che poi alla fine, come può, spende parole non proprio bellissime su un altro collega in difficoltà. Sopra l'anima.